Salve a tutti gente, sono Dave e siamo tornati di nuovo su Minecraft. Oggi ho deciso di portare velocemente un altro video, ovviamente non troppo lungo, ma neanche troppo corto, ma semplicemente un video di mining dove andremo un po' a scavare per l'appunto da questa nostra carissima miniera che abbiamo sotto casa. Ovviamente se il computer ce lo permette, per qualcosa, ma fa un po' cagare oggi per quale motivo c'è uno scheletro. Ops, c'è un problema perché a me mi lagga. E uccidiamo anche il nostro scheletrino qui giù in miniera. Che bello. Allora, una cosa da fare quando siamo giù in miniera è tenere una bella torcia nella seconda mano in modo da poterla piazzare rapida. Ops. C'è un problema adesso, che se questo ci ammazza siamo fottuti. Sento anche degli zombie, quindi. Allora ragazzi, adesso scendo un po' giù, mettendo in sicurezza la zona. Vedo di uccidere qualche zombie che potrebbe farci del male. E poi ci ritroviamo. Allora, abbiamo trovato velocemente un po' di carbone, che c'è molto utile sempre, sia per l'esperienza che appunto per cuocere i materiali e il cibo. E abbiamo scoperto un intero ramo della caverna. Poi adesso ci spostiamo in quell'altro perché c'era l'altro che ho visto che continuava molto ampiamente. Ok, deve bene, quest'altro ramo della caverna non si è espanso neanche tanto come pensassi, però beh, niente male, c'aveva solo due rametti così, ma se non sbaglio qua dietro c'è anche del ferro, quindi adesso andiamo a raccoglierlo. Visto che questa caverna non ha portato grande frutto, penso che noi ci faremo la nostra miniera personale e la faremo partire tipo da dietro dove ho fatto la farm o da qualche altra parte. Che ok, per questa serie ho deciso di fare una miniera un po' diversa. Non so se c'è qualche youtuber che l'ha fatta. Ma voglio fare un po' così a scacchi, cioè a scacchiera fino a giù a ogni ripiano e poi scavare tutto intorno. Qui non so come rendere le cose più tranquilli perché ho sbagliato lato e l'ho fatto dal posto di dove venire. Ma non fa niente, non fa niente, scusa questo lato, chi se ne. Già mi ha portato il primo frutto, quindi non è un problema, c'è un po' di redstone, un po' di ferro e così via. Ora scendo giù, vorrei scavare un po' sperando di trovare qualcosa di interessante e mi fermo a livello 5, 12, non lo so che livello mi conviene fare. Tipo questo è il 10, va bene. E scavo un po' a livello 10 in una direzione a caso, verso sotto la casa. Appena trovo qualcosa, ci rivediamo. Ah, volevo dire che io ho trovato un cratere qui, però non mi sento ancora di esplorarlo perché ci sono un sacco di mob scheletri, poi c'è un sacco di lava e quindi ragazzi se ne parlerà più in là di scavare, di esplorare quel cratere appena ho abbastanza armatura, cibo e tutto. Scavando, scavando, immerso dalla grave, ho trovato un'altra galleria. Già ho raccolto un po' di ferro da questa caverna qui, ora la esploriamo un po' alla volta. Basta che non lo si. No, non penso perché sono proprio dato il posto. Vediamo cosa ha in serbo per noi. Pensandoci, anche questa è meglio farla quando sarò abbastanza forte, diciamo. Nel frattempo ci accontentiamo di raccogliere questa redstone che troviamo qui sotto e di continuare ad andare avanti. Allora, ho scavato un po' da questa parte, ho trovato un po' di redstone, un po' di ferro e un bel po' di carbone. La redstone è quella che ho trovato in più. Questa caverna ancora non l'ho voluto esplorare, lì c'era dietro la redstone, c'era un bel po' di, come si chiama? Di ossidiana. Meglio così, così non appena ci servirà sappiamo già dove andarla a cercare senza doverla fare noi. Che è bello che quando succedono così queste cose così belle e carine e coccolose. Ora vado a depositare tutto ciò che ho trovato, raccolgo un po' di legno perché mi sa più spazio nelle ceste e vediamo cos'altro possiamo fare. Ok, mi sono fatto con i materiali che ho trovato un paio di picconi e una pala in ferro perché è sempre utile. Ho fatto queste chest doppie perché anche queste possono essere veramente molto utili e ora potrei anche andare di nuovo in miniera, però
Allora, devo prima raccogliere questi alberi ostelli che sono caduti e poi li ripianteremo. Allora, uno di questo e due di questi, mi pare, o viceversa, non mi ricordo. Vabbè, io pianto tutto ciò che ho raccolto finora. Sicuramente ho piantato qualcosa in più di quello che ho buttato, ho raso al suolo, quindi è sempre buono. È molto positiva la cosa. Ottimo, un'altra ancora. Intanto fino a quando non avremo raso solo questa montagna faremo sempre e soltanto questo. Di sicuro poi qui quando sarà in futuro faremo un passaggio rialzato che ci porterà fino alla base della nostra casa. Diciamo che quella che ho costruito adesso sarà la cima della nostra vecchietta, un piano superiore come possiamo intenderlo. Sarà il nostro attico, il nostro, la nostra mansarda, il nostro ultimo piano, e poi andremo a costruire man mano che scaviamo nella montagna. Penso che verrà qualcosa di carino. Mi spiace solo che qua dietro non abbiamo nulla di veramente interessante per poter costruire, però c'è la neve e a noi questo già basta, perché la neve possiamo usarla in molti modi se riusciamo. Ragazzi, per questo video penso sia tutto. Io devo andare a cena. Ci vediamo in un prossimo episodio con qualche nuova idea. Ditemi nei commenti cosa volete che faccia. Qualche idea, qualcosa. Ovviamente mettete comunque a conto che sono all'inizio e non ho ancora nulla, perché giustamente ci vuole il tempo per fare le cose su Minecraft e io ne ho ben poco. Però cerco di accontentare la maggior parte delle vostre richieste. E ricordo ancora una volta di spolliciare, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti.